Buonasera Daniele Emanuelli, 22esima puntata in stagione di calcio di rigore, come sempre una puntata ricchissima di servizi, ma vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi, ritorniamo a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo ovviamente a calcio di rigore. Questa sera tante le cose che andremo a vedere insieme, partiremo come sempre con il campionato di eccellenza per poi spostarci in promozione dove andremo a vedere quello che è successo tra San Pietro in Vincoli e Russi. Sempre di promozione poi parleremo, ma questa volta invece territorio marchigiano, dove vedremo purtroppo l'ennesima sconfitta del Gabice Gradara ad opera di una delle big del campionato, l'Atletico Alma, e poi ci sarà una notizia in esclusiva, quindi rimanete con noi tutti i tifosi del Gabice Gradara. E concluderemo come sempre poi parlando di prima categoria, ovviamente il bellissimo match tra Egea Marina e Vissa Nuova Feltro, che è stato tra l'altro trasmesso anche in streaming o solo anche sulla nostra rete 8 VGA domenica. Quindi davvero le cose da vedere sono davvero tante, quindi rimanete con noi. Ovviamente se volete invece comunicare con noi in diretta 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp e poi la nostra pagina Facebook calciodirigore.official con aggiornamenti in tempo reale. E poi per chi di voi volesse rivedere questa nostra puntata vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. E allora, il nostro Daniele Emanuelli non è al massimo della forma, ma sappiamo, Daniele, che sei sempre sul pezzo. Lo dire. Nostro Giacomo Alpini, lo sappiamo, ormai porta con sé la sua tristezza. Per fortuna abbiamo il nostro tris di ospiti, che invece sono super carichi, allora li andiamo a conoscere. Allora, iniziamo dalla mia sinistra, dove risalutiamo con piacere il nostro Giacomo Alpini. Ciao, Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto nei nostri studi al tecnico del Granata, Andrea Cantoni. Buonasera. Vicino a lui troviamo il portiere del Castrocaro, Riccardo Ruffini. Buonasera. E infine salutiamo il centrocampista del Gabice Gradara Calcio, Elia Fabbri. Buonasera. Elia, inizierei da te. So che sei figlio di Stefano, un passato anche tra le file biancorosse del Rimini, Spal, Sant'Arcangelo, si è diviso diciamo tra Emilia e Romagna. Ti dà qualche consiglio il papà? Certo, mio padre segue tutte le mie partite, casa e fuori casa da quando sono bambino, è stato anche mio allenatore tra l'altro in, sia in eccellenza che in promozione del campionato romagnolo, e siamo una famiglia insomma partita di calcio, e quindi i suoi consigli insomma. E anche critico sono, papà, anche critico. Certo, certamente, le critiche sono quelle che aiutano di più, no? Sono le più costruttive, quindi ci sono anche quelle chiaramente. Tommaso, arriviamo a te, questo Castrocaro dai Riccardo, questo Castrocaro dei due volti, ovvero una squadra che vince molto ma perde anche molto. Ieri è arrivata una sconfitta contro una Savignanese determinata, cosa è successo? Diciamo che dopo una serie di 11 risultati utili consecutivi abbiamo un attimo tirato il fiato. Però la squadra è consapevole dei propri mezzi e già da domenica ci rimbocchiamo le maniche, ci sarà una partita dura, difficile ma altrettanto bella. E ricordiamo Riccardo proprio che domenica il Rimini sarà impegnato proprio sul vostro campo, si giocherà a Forlì allo stadio Morgagni, partita che sarà ripresa da Rete 8 Vigia Tele Rimini in diretta. Mister Andrea Cantoni, c'era stata una domanda che mi era piaciuta, che ti avevo fatto alla fine della partita con il Nuova Feltro, mi piacerebbe anche che tu rispondessi facendo conoscere la realtà del Granata anche agli spettatori da casa che seguono con simpatia ma anche con molto piacere la tua formazione. Ti avevo chiesto in quell'occasione come mai il Granata inizio campionato occupasse una zona non consona, vedendo adesso la classifica, quindi era più o meno nelle parti medio e basse della gradatoria, poi pian piano si è risollevata fino ad arrivare in maniera stabile in zona playoff. Ecco, tu in quel frangente mi hai risposto: noi ci alleniamo, partiamo tardi per via della preparazione perché molti di noi lavorano, poi una volta partiti carburiamo e cerchiamo sempre di sorprendere tutti. È stato così anche in passato o è un campionato a parte questo? No, è un campionato a parte. L'anno scorso siamo partiti sempre nello stesso periodo, però forse l'entusiasmo per la prima volta nella storia di questa società di essere in prima categoria aveva dato uno sprint in più, eravamo partiti sempre a razzo. Quest'anno non dico che siamo dei veterani, non lo siamo affatto, però il secondo anno già è più difficile del primo perché ti devi confermare ed è sempre difficile confermarsi. Però comunque sapevamo che avevamo un gruppo solido, che
i frutti del nostro lavoro piano piano sarebbero venuti fuori e in effetti abbiamo mantenuto quello che era poi l'obiettivo di quest'anno. Vogliamo dire che siamo una piccola società, partiamo sempre per salvarci, ma forti del fatto del sesto posto dell'anno scorso, volevamo noi, quelli sul campo, almeno io e anche i miei ragazzi, cercare di migliorare questo sesto posto, e diciamo che fino adesso lo stiamo facendo. Poi vediamo se riusciamo. Comunque sia, alla fine, se ci salviamo, per noi è un successo comunque strepitoso. Da esterno posso dire che sicuramente, qui ti rivolgo i complimenti, che insieme al Verucchio, secondo me, voi siete la formazione migliore che esprimete il miglior calcio nel campionato di prima categoria Girone H, anche meglio del Pietracuta e dell'Igea. L'ho viste tutte le partite, la tua squadra mi ha molto impressionato, come del resto il Verucchio, questo occorre dirlo. Complimenti. Grazie. Davvero. Grazie. Allora, ieri la tua Igea Marina ha pareggiato sul campo del Novafeltro, un pareggio importante, no? In virtù anche delle tante assenze che tu mi dicevi, sono arrivati anche diciamo dei punti su campi pesanti. Ricordiamo che l'Igea aveva perso contro la Polisportiva Romagna, solo per citare una squadra che è in difficoltà in questo campionato. No, innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto la domanda subito del Bellaria, perché no, stasera mi fai pena. Però sì, ieri l'Igea ha fatto per me un gran punto anche perché ha giocato con un uomo in meno, quindi un campo difficile contro una squadra che è in crescita, perché nelle ultime giornate il Novafeltro ha fatto dei risultati importanti portandosi fuori dalla zona play-out, quindi a mio avviso è un vero punto guadagnato. Sicuramente, visto il mezzo passo falso di Pietracuta, si sarebbe potuto esserci questo allungo in vetta, però va bene così. Ecco, stasera lui ha parlato dell'Igea, non chiede lì niente del Bellaria. Siamo a posto, insomma. Andiamo a vedere i risultati classifiche con te e poi ti lascio Giacomo, tutto per te. Ebbene sì, allora, Eccellenza Girone B, 28esima giornata, questi i risultati. Savignanese e Castrocaro 3-0. Gran Amica Cervia si termina a reti bianche, un punto importante, un punto salvezza per il Cervia. San Pierana classe 1-2, la sfida di bassa classifica fra Olmedole e Corticella se la giudica quest'ultimo 0-2, Sant'Agostino Faenza 2-1, Progresso Faro 1-3, alla meglio il Faro, proprio in giornata nelle file del Progresso è stato effettuato il cambio in panchina, Lorenzo Mezzetti il nuovo allenatore. Bellaria Giamarina, come ben sa il nostro Giacomo Alpini, 1-4, Sasso Marconi Marignanese, vittoria di misura del Sasso Marconi, decide Mattia Tonini al 62esimo, vittoria di misura anche per il Rimini sulla Massa Lombarda, Rimini Daniele, di cui si parlerà successivamente in Sport Up. Argentana Real San Lazzaro, questo scontro diretto termina sul 2-1. Vediamo allora anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone è Alessandro Noselli del Sasso Marconi con 17 reti, ritroviamo condurre le fila il Rimini che mantiene il gap di 11 punti, quindi 70 i punti del Rimini, miglior attacco 60 i centri e migliore difesa solamente 14, quelli invece incassati. Si apre al lotto in secondo posto con Sasso Marconi 59 punti, classe a meno 7 52, il Castrocaro quota 47, Fiericione 46, sale la Savignanese 43 punti in coabitazione con Marignanese e Granamica, poi abbiamo l'Argentana 37 punti, Progresso e Real San Lazzaro, la zona bassa della classifica vede Sant'Agostino a 33 punti, San Pierana in zona play-out, Corticella, Faro, Cervia, Old Medola e Bellaria in Gia Marina invece in zona rossa. Sì, ci hai messo mezz'ora per leggere la classifica, stai migliorando. Dai, grazie, che sto scherzando. Daniele, bravissimo. Senti, io ti lascerei a te Giacomo stasera perché ho un attimo bisogno di respirare, quindi se vuoi chiedere qualche particolarità sì. Sul campionato mi faresti un favore. Assolutamente sì. Allora, caro Giacomo, abbiamo visto questa vittoria del classe sulla San Pierana e poi abbiamo anche quest'altro interessante Progresso Faro 1-3. Sì, sicuramente la giornata di ieri ha visto in vetta nulla di cambiato, esatto. Infatti le prime tre hanno vinto, tra cui il classe anche se contro la San Pirana, San Piero in Bagno, anche se praticamente c'è qualche reclamo da parte della San Pirana per alcuni episodi arbitrali sfavorevoli, però la classe sta facendo quel gran campionato che abbiamo già sottolineato più volte ed è andato a imporsi in un campo molto difficile.
La lotta più accesa e più interessante sta nel basso in classifica, soprattutto per la zona play-out, perché per quello che riguarda la retrocessione, ahimè, penso che ormai il Bellaria e l'Old Meldola facciano veramente fatica a risalire la china. Quindi ti sei messo l'anima in pace? No. Purtroppo dopo la partita di ieri, penso proprio di sì, ieri è stata veramente una sconfitta che è pesante perché è venuta in malo modo, dopo mezz'ora già perdeva 3-0 il Bellaria, quindi male veramente. C'è stato qualche sussulto che si poteva magari cambiare qualcosina, però troppo poco per una squadra che si deve salvare. In questo momento il Bellaria lo vedo veramente in grossa difficoltà, anche perché ogni domenica veramente mister Recepputi deve cercare di trovare un 11 da schierare in campo, con molti giocatori fuori posto, fuori ruolo, quindi è molto difficile. E come sottolineavi te, il Faro ha fatto una grande exploit andando a vincere contro il Progresso, anche se il Progresso, attenzione, nelle ultime partite, ne parlavamo anche con Riccardo fuori a telecamere spente, praticamente sta perdendo un po' troppo e si sta avvicinando alla zona play-out. Attenzione, la squadra bolognese, adesso c'è stato questo cambio di allenatore, come hai detto te, vediamo se porterà dei frutti a questo cambio di panchina. E altro risultato importante è stata la sconfitta dell'Old Meldola in casa, quindi anche lì, come dicevo prima, Old Meldola, Bellaria, la vedo molto in difficoltà e adesso bisogna vedere la zona play-out. Punto importante per il Cervia, ma attenzione a domenica. Domenica c'è uno scontro, gli scontri sono i più interessanti per quanto riguarda la salvezza. Bisogna che il Cervia non cada in casa con la Sampierana, perché altrimenti ricordiamo che se ci sono più di 7 punti, 8 punti tra la terz'ultima e la sest'ultima, giusto Riccardo? Non ci sono i play-out, quindi attenzione, ci sono le tre retrocessioni dirette. Hai fatto bene a ricordarlo. Prego Daniele. Ci sono anche le immagini inerenti al Castrocaro, che volevo sentire un attimo, eccole qui, di repertorio, se è possibile, se le può mandare in onda il nostro Stefano Papini. Allora, qualche dato che ho preso proprio oggi sulla squadra che rappresenti, un'età media intorno ai 22,4, 15 giocatori a bersaglio in questa stagione, Bonavita e Pezzi e al comando con 7 centri. Ti chiedo, ci sono davvero le reali ambizioni di voler salire di categoria, dato anche la posizione che occupate in classifica? Ma sicuramente noi daremo battaglia fino alla fine a qualsiasi squadra, perché comunque... purtroppo nel calcio gli addetti ai lavori diciamo si ricordano sempre di più quello che fai verso la fine che quello che è stato fatto fino adesso, e finora abbiamo risalito la classifica praticamente, come dicevamo prima, con 11 risultati utili consecutivi, e adesso andremo domenica contro il Rimini. Sicuramente sarà una bellissima partita e ce la giocheremo a viso aperto. Tu prima giustamente hai detto, spesso la gente si dimentica di quello che è stato fatto in passato. Io ti faccio i complimenti perché lo scorso anno non avrei buttato neppure un euro, ti dico la verità, vedendo Fiariccione e Marignanese, eppure voi attraverso i playoff siete riusciti a battere la Fiariccione e avete portato a casa l'intera posta in palio. Certo, sì. Io l'anno scorso non facevo parte. Non facevi parte, però comunque queste storie, tradizione del club. Certo, sì, sì. Infatti vanno i complimenti alla società e a tutto il gruppo dei ragazzi che è riuscito in questa impresa, e facendo anche lì una rincorsa incredibile, perché a 5 giornate dal termine erano fuori dai playoff e poi sono riusciti andare a vincere su due campi molto difficili come Coriano e poi successivamente Riccione. Le difficoltà di questo torneo è davvero diciamo poco tecnico, come usa dire il nostro commentatore Renzo Baldisselli? Molto scarso lui usa dire, tecnicamente. Ma no, vabbè, il Rimini ovviamente fa parte di un altro pianeta, però comunque ci sono altre società come Savignanese, Massa Lombarda, lo stesso Classe, che è una squadra molto organizzata, il Sasso Marconi, secondo me è un discreto campionato. Mi trovi d'accordo. Allora andiamo a vedere adesso il prossimo turno, mentre volevo leggere anche alcuni messaggi che sono arrivati ai nostri ospiti. Iniziamo da questo, mister Cantoni, quante speranze di salvezza a questo Granata? Qui ci tengono a metterti a stuzzicarti.
Grandi capitano Fabbri, Misano domina, quando tornerai a giocare a Misano? Sono un po' vecchiotto adesso, vediamo un po'. Mister Cantoni, visto gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 3 anni, non è ambizione di allenare in categorie superiori? Questa è una bella domanda. Devo rispondere? Sì. No, no, sinceramente no. Ottimi, fare i complimenti per quanto detto prima, appunto, che la tua squadra esprime insieme al Verucchio il miglior gioco, il miglior calcio del torneo, però ti chiedono scherzosamente, ci stai abituando troppo bene, quanto ti diletti? Qui sono cattivi. Va bene, andiamo avanti, andiamo a vedere il campionato di promozione. Ebbene sì, promozione girone D, questi i risultati della 26esima giornata. Torna a sorridere in casa il Turcon, che i danni del Bacchia Cesenatico 2-1. Il Diegaro viene fermato dall'ultima della classe sul 1-1. Calcio del Duca, Gambettola 0-2. Un calcio del Duca, sottolineiamolo, infarcito di giovani a causa anche comunque degli infortuni in corsi in settimana. Stella Gatteo 2-1, una partita costellata anche qui purtroppo da infortuni, comunque tutto bene per quanto riguarda Mussoni e Temeroli. Il derby tra Giovane Cattolica e Tropical Coriano termina con un gol per parte. Calcio Cotignola Real Dovadola, vittoria in rimonta per il Calcio Cotignola 2-1. Il Reda cala invece il poker, i danni del Ronco 4-0. San Pietro in Vincoli, Russi 1-0, andremo a breve a vedere il servizio. E poi Savarna, Valle Savio 1-1. Guardiamo anche qui la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone è Denis Vali del Reda con 18 centri. Troviamo il Diegaro, 61 punti con la migliore difesa, solo 13 gol incassati, seguito a 41 dal Russi. Poi abbiamo il Reda, 47 con il miglior attacco, 43 i centri, Calcio del Duca 45 in coabitazione con la Giovane Cattolica. Nella parte bassa invece della classifica, Tropical Coriano in zona, possiamo così dire, arancione, zona playout, Savarna, Real Dovadola, Bacchia, Cesenatico, a chiudere invece in zona retrocessione Valle Savio e Fosso Ghiaia. Ebbene sì, allora Giacomo, qui tra poco andiamo a vedere il Russi, Russi e San Pietro, che sono due squadre che seguiamo da vicino. Ti ha sorpreso la sconfitta del Russi? Ma sorpreso sì, perché era uno scontro diretto. Adesso vorrei vedere bene le immagini, devo vedere come si è sviluppata la partita, però a mio avviso il Russi rischia con questa sconfitta. Eh sì, infatti è insediato nella seconda graduatoria. Andiamo a vedere adesso il servizio inerente proprio a questa partita. Esattamente. Peggior prestazione esterna dell'anno, un Russi troppo brutto per essere vero, San Pietro che prende nettamente a pallonata la porta avversario per il lungo e per il largo. Il risultato di misura sta anche stretto ai verdi, che già al primo chiamano all'intervento Menghi, costretto a distendersi sul tiro di Migliaccio. Genuario porta a spasso mezza difesa, serie di dribbling, si incune in area di rigore prima che il pallone giunga sui piedi di Carrozzo, che scordinato da terra alza la mira. Cottino alla sede locale, Genuario scambia con Migliaccio e va al tiro, pallone fuori di un nulla. Non accenna ad arrestarsi l'arrembaggio degli uomini di Freschi, la volta di Migliaccio, serie di finte, danza sul pallone, poi tiro a giro con Menghi che si supera facendo gridare in vano al gol i tifosi del San Pietro. Da punizione, Genuario va al tiro, Menghi risponde, Zanzani mette dentro, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside di quest'ultimo. Prima sortito offensivo del Russi al minuto 41, pensate un po', tiro troppo centrale e debole per impensierire Sassi. Sul finire di tempo, Menghi esce di pugno sul traversone della distanza, pallone scaraventato sulla testa di Genuario, che trova nei galli la gioia del gol il difensore Ravaioli, che di testa salva sulla propria linea. Ad inizio di presa, il Russi sembra voler dimenticare la pessima figura del primo tempo. Fabbri preme sull'acceleratore, mettendo al centro un traversone raccolto prima dalla retroguardia di casa ed infine dal portiere Sassi. È solo una parentesi dall'altra parte, dalla bandierina, nasce un batti e ribatti con Menghi che ci mette una pezza, ma sulla ribattuta ben appostato c'è mister Genuario, 1-0 e gol meritato per la formazione di Freschi. C'è orgoglio e rivalsa nel Russi quando Fabbri spinge nuovamente sulla destra, mette al centro un traversone forse smorzato che giunge sui piedi del nuovo entrato Benvenuti, che a porta sguarnita mette incredibilmente alto. La giornataccia si tingerebbe di nero se non fosse per un fuorigioco quando Genuario, rientrato proprio dalla posizione di offside, ruba palla così a Vasumini e infila Menghi, tutto fermo, ma la dormita è colossale. Ultimo disperato tentativo per i russi, ma la difesa di casa fa buona guardia e porta a casa 3 punti d'oro che rilanciano il San Pietro nella zona alta di classifica a -2 dai playoff. Per i russi ora occorrerà difendere la seconda piazza.
Ecco, allora Giacomo, hai visto le immagini, ti ha impressionato allora questo San Pietro, davvero ha preso a pallonate nel primo tempo la porta del Russi? Sì, vittoria meritata, anzi forse un po' stretta per il risultato, sì, per quello che ho visto. Stretta. Quindi attenzione ai russi, veramente che dopo una partenza esaltante sta continuando a rallentare e va a sprazzi, quindi è già il terzo la terza in classifica è a 2 punti, quindi deve stare molto attento. C'è stato quell'episodio del gol annullato, da valutare se appunto ha segnalato il fuorigioco oppure se Genuario nel recuperare la palla ha alzato troppo la gamba e ha commesso fallo. Non ce l'hanno saputo dire né da San Pietro né da Russi, quindi occorrerebbe valutare, però dalle immagini televisive ci sembra un gol incredibilmente annullato. Sì, ma per me è stato sul fischiato il fallo, non il fuorigioco. Perché sennò non avrebbe spiegazione. No, perché per me il fuorigioco è proprio guarda, inesistente. Ci basta il tuo sguardo, grazie. Andiamo a vedere la classifica. Stefano, facci vedere la classifica e poi il prossimo turno, perché voglio fare una domanda al nostro amico Giacomo Alpini in merito proprio alle posizioni della graduatoria. Come dicevo prima, il Russi è insidiato al secondo posto, adesso dal Reda. Invece sale il San Pietro a solo 2 punti dai playoff. Adesso ci iniziano a credere, noi avevamo sentito il direttore sportivo che diceva squadra diversa rispetto all'altra stagione, ambizioni minori, invece sono lì. Sì, e poi ancora maggior ragione dopo la vittoria di ieri. Ieri è stato uno scontro indiretto veramente importante, quindi già erano in striscia positiva, con questa vittoria proprio ci credono al 100%. Mister Andrea Cantoni, qual è stato il giocatore di più categoria che fino adesso l'ha più impressionata, chiedono da casa? Ma più di uno, io direi Frati del Pietracuta mi ha impressionato molto, poi ci metterei anche Calà del Verucchio e anche Greco del Colonnella mi ha veramente impressionato, è stata una sorpresa piacevole per me, non pensavo. Cosa ne pensi di Sabia e Babino? Sabia, da quando non viene più lui che viene suo fratello, siamo migliorati tantissimo. Babino è una cosa positiva. Il Babino è il più grande giocoliere acrobata che c'è nella nostra squadra. Intanto ti arriva un messaggio da Gabicci, a testa alta, forza ragazzi, non molliamo, Elia, noi ci siamo né bene né male, Warriors Gabicci. Salutate i tifosi perché sennò si offendono. Certo, no, giustamente. Ecco, vedi? Sono troppo importanti a Gabicci. Sì. Io non ti sto chiedendo ormai della squadra. Io non ti sto chiedendo niente perché fra un po' dovrai sopportare lei. Lo sopporti già tutti i giorni, adesso lo sopporterai. Allora, io direi, ci sono tantissimi altri messaggi, però sì. Facciamo una cosa, facciamo un piccolo break pubblicitario e poi rientriamo dopo 1 minuto e mezzo e passiamo appunto ad affrontare la promozione e poi la prima categoria. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto! Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa! Una città degli abiti da sposa! Tu pensa, che ce ne sono più di 1000! Non solo, ci sono anche le bomboniere! Una volta Oliviero era is beautiful. Oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che unite alla passione, l'esperienza e l'amore danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Ma sorbole, ma sorcime, ma ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGDF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure,
sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Da casa si chiedono, ma è vero che Cantoni dovrà pagare una pizzata alla squadra perché non sta mai calmo in panchina? Può essere. Anche più di una. Potete chiedere a mister Cantoni cosa pensa del responsabile dell'ufficio stampa Daniele Sacchetti? Grande Sacco, numero uno da lui. Ma è vero che Cantoni dovrà... No, questo l'avevo già letto, sta arrivando un altro messaggio per te, però adesso andiamo avanti con il Gabice e poi dopo ritorno ai messaggi. Ebbene sì, allora, promozione Girone A, questa volta a Marchigiana, siamo giunti alla 21esima giornata, questi i risultati. Gabice Gradara Atletico Alma 0-3, Moglie Vallesina Belvedere 3-1, Ilario Lorenzini Nuova Real Metauro cala la cinquina, la prima in classifica 5-1. Colpo golbo dell'Audax Piobico, i danni dell'Olimpia Marzocca 1-1. Valfoglia Passatempese 1-2, preziosissimo punto per quanto riguarda la Passatempese. Scontro da zona playout, Laurentina Vigor Castelfidardo 2-2. Osimana Vigor Senigallia 1-0, decide Ciaramitano al terzo minuto, mentre FC Senigallia Villa Musone 2-2. Ricordando che il capocannoniere del girone è Denis Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 18 reti, andiamo a vedere invece la graduatoria che vede sempre lì in prima posizione, sempre più profumo di eccellenza per Ilario Lorenzini, 50 punti. Con il migliore attacco e la migliore difesa, 40 le reti fatte, sulle 17 quelle incassate. A più 9 dalla seconda in classifica Atletico Alma 41, conquista una posizione il Moglia Vallesina 35, poi Olimpia Marzocca 34 e entra in zona playoff la Passatempese quota 33. Nella parte bassa della classifica la situazione della Laurentina Castelfidardo quota 23 punti, Gabice Gradara 21, Audax Piobico 15 e Belvedere in zona rossa a 14 punti. E allora direi che prima di andare a interrogare il nostro capitano del Gabice Gradara, andiamo a vedere invece quello che è successo nella gara relativa fra Gabice Gradara e Atletico Alma. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Questo il mantra dei tifosi rossoblu che chiedono a gran voce un cambio di tendenza per questo Gabice Gradara che al Maggi soccombe sotto i colpi della seconda in classifica, l'Atletico Alma, per mantenere accesa la fiammella della speranza salvezza che risulta essere sempre più fievole se poi si incassano tre pesanti reti. Assente Palazzi e Alessandrini in panchina, titolare rosso in giornata, no 3-4-3 il modulo in campo per gli adriatici. Una prima frazione senza particolari sussulti, almeno sino al tramonto di primo tempo. Squadre che non scoprire i fianchi, poco si vede negli ultimi 16 metri. Il Gabice Gradara tiene dunque testa ai fanesi sino al 44esimo, quando gli ospiti mettono a segno il primo gol. Contropiede fulmineo che sorprende la retroguardia adriatica. Rolon ruba il tempo, mette fuori causa Broccoli e insacca, siglando la 12esima rete in questo campionato. Nella ripresa dentro Muratori per Fabri, inizio secondo tempo che vede i padroni di casa più propositivi, al quinto Tebaldi, schema per Muratori anticipato di un soffio al momento del tiro. Nuovamente rosso-blu, un giro di lancetta più tardi, bella idea di Ceramicola che non viene però raccolta. Dalla parte opposta i giallo-azzurri non stanno a guardare, abile Deja a stoppare Damiani, che al decimo poi ci riprova con un destro però fievole. È la volta allora degli adriatici, al 12esimo con Rossi che manca il colpaccio. Intanto il buon Marchetti lascia il campo al giovane Simoncelli. Al 14esimo è Terenzi a non trovare la zampata. Situazione similare al 17esimo, questa volta è Deja a non colpire. Chi colpisce invece l'Atletico Alma al 26esimo con Cenciarini che attiva Zandri, anticipo di testa e bis calato.
Preoccupazione poi per Deja, che rimane a terra in seguito al tackle, nulla di grave per il difensore rossoblu che rientra in campo. Gli ospiti prendono in mano le redini del gioco, al 37esimo Damiani si lascia ipnotizzare da Broccoli. Lo stesso portiere viene poi chiamato in causa da Donini tre minuti dopo. Dalla parte opposta si cerca il gol della bandiera, ma Rossi non trova il 7. Gol che arriva ma per mano dei fanesi, con questo triangolo che Damiani chiude a dovere. 0-3 il finale al Maggi tra Gabice Gradara e Atletico Alma, e decima sconfitta incassata in questo campionato per il rossoblù. E allora questo quello che è successo ieri a Gabice Mare, però ve l'abbiamo anticipato, una notizia in esclusiva, notizia di quest'oggi, è arrivato il cambio di panchina tra le file del Gabice Gradara. A sostituire Paolo Cangini arriva Alberto Angelini, tecnico ex allievi nazionali del Rimini, giovanili del Vispesaro, Vismara, Marchionni e Rio Salso. Ovviamente tutta la società fa i ringraziamenti per tutto quello che ha fatto il tecnico Paolo Cangini, che all'inizio dell'avventura del Gabice Gradara nel 2010 è stato in primis giocatore, ha portato poi questa escalation, comunque la prima squadra del Gabice Gradara, fino allo storico successo in promozione, lo storico arrivo in promozione. Quindi assolutamente i migliori auguri per il prosieguo di carriera al tecnico Paolo Cangini. Quindi in questo, Elia, vorrei anche una parola per quanto ti riguarda, in veste proprio anche di capitano. Sì, ti ringrazio infatti che mi hai passato la palla, appunto, perché mi hai fatto l'assist, perché appunto, dai, come sappiamo, insomma, quando spesso le cose vanno male è difficile, la società prende le sue decisioni, però da capitano ma da giocatore, appunto, anche in parola di tutta la squadra, ci tengo a ringraziare il mister Cangini, con cui abbiamo trascorso 5 anni, anzi lui da 6, quindi bellissimi, ha costruito un gruppo fantastico e ha ottenuto dei grandissimi risultati, salendo appunto dalla terza fino alla promozione. Quindi onore e merito al mister per tutto quello che ha fatto per la società del Gabice e anche per noi giocatori, che fino a domenica comunque abbiamo continuato a credere al 100% nel suo lavoro, l'abbiamo seguito nelle sue idee. Quindi i giocatori, sai, chi paga poi alla fine è l'allenatore, però comunque i giocatori hanno la responsabilità poi dei risultati, no? Sono loro che vanno in campo, quindi ci sentiamo, ecco, responsabili io in primis, ma poi come tutti i miei compagni di questa cosa, ecco. Chiaramente da domani siamo tutti a disposizione del nuovo allenatore, con lo stesso entusiasmo e con la voglia di portare a termine il nostro risultato, che è quello appunto di salvare questa squadra, perché per noi è come una vittoria di campionato. Adesso domenica dopo domenica andiamo in campo come ogni partita una finale. Certo. E poi insomma lo spirito giusto c'è, la squadra è viva, quindi sicuramente il mister avrà modo di aiutarci in questo cammino, ecco. Poi, tra l'altro, settimana impegnativa per voi, Elia, perché ricordiamolo che mercoledì alle ore 15 allo Stadio Maggi di Gabice Mare andrà in scena la semifinale di Coppa Italia, quindi di andata, poi tra l'altro contro la Viga Castelfidardo. Ti chiedo, Elia, parlavi prima di risultati, una crisi di risultati inaspettata che giunge circa metà del girone di andata dopo un inizio scoppiettante. Crisi, diciamo, di prestazione, crisi di risultati, secondo te quali sono le cause da ricercare? Prestazione no, perché comunque la squadra è in linea di massima in tutta la sua fase, questa fase negativa del campionato, ha sempre giocato a armi pari con tutte le squadre, a parte appunto c'è qualche squadra chiaramente, come dice la classifica, che ha una marcia in più, però comunque se l'è sempre giocata, è sempre stata in bilico e purtroppo sai quando gli episodi poi ti vanno a sfavore, viene a mancare un po' di fiducia, sai, si entra in quel vortice dove è fatica a uscire, però abbiamo la fortuna che ci sono ancora 9 partite e c'è un grande entusiasmo, i giocatori, appunto, la società è presente, il pubblico fa parte ormai del nostro gruppo, dell'organico del Gabice, quindi ci sono i presupposti per portare avanti questa nostra salvezza, sicuramente.
Senti, Elia, poi ti lascio a qualche domanda che ha Daniele relativamente ai messaggi che ci arrivano da casa. Sì. Cosa ti senti di dire proprio in veste di capitano? Quindi cosa magari si utilizza anche dire in queste situazioni abbastanza delicate, sia nei confronti comunque dei tifosi, ma anche proprio di chi è in campo con te, quindi dei tuoi compagni? Certo, beh, i tifosi sono sicuramente una parte importante per noi, perché ci hanno sempre supportato con le vittorie anche del campionato dell'anno scorso, ma sono stati presenti anche appunto in queste domeniche difficili. Quindi a loro va massimo rispetto e noi continueremo a fare il massimo anche per loro, oltre che appunto per noi stessi e per la società. I miei compagni, da anziano ormai della squadra, perché così purtroppo è, dico che lo spirito, l'entusiasmo, il sacrificio deve essere sempre al massimo, proprio perché appunto l'anno scorso abbiamo vinto un campionato, quest'anno salvarci per noi sarà un obiettivo quasi alla pari, anzi se non di più, di aver vinto il campionato l'anno scorso, proprio perché è una categoria sopra ed è importante mantenerla, perché ci crediamo e secondo me abbiamo tutte le prerogative e le capacità per poterci stare bene, ecco. Ecco, mentre chiedo al nostro Stefano Papini se ci mostra il prossimo turno, Daniele, qualche domanda da casa? Buonasera a tutti, volevo chiedere a Delia se per la società fosse più comodo a livello di trasferte spostarsi in Emilia-Romagna. Ma io, questo, sai, è una domanda più da chiedere forse alla società. Io dico che il campione, io che ho militato per tantissimi campionati in eccellenza o promozione Romagna, so che il campionato marchigiano comunque è... Ho notato che è un campionato molto bello, dove c'è tanto pubblico, dove ci sono squadre molto attrezzate, quindi dipende un po' dal desiderio, dalla volontà della società, ecco, più che da noi giocatori. Io nelle Marche a me piace molto, sinceramente. Qui dicono, mitico capitano Fabri, vero orgoglio misanese, 35 anni ma il campo ne dimostra 20, cuore e passione andiamo a comandare, Misano domina sempre. E poi ti chiedono, quale allenatore è stato più importante nel corso della tua carriera? Ne ho avuti tanti, faccio fatica a dirti, ogni allenatore nel bene o nel male mi ha lasciato qualcosa. Io ho avuto l'esperienza anche di avere mio padre, come esatto, ho detto prima, allenatore, quindi comunque ci tengo anche a sottolineare che comunque anche mister Cangini è stato un allenatore molto importante, dove ho passato appunto questi 4 anni benissimo, sia sotto il piano umano che appunto mi ha insegnato intanto tanto anche come giocatore. Ci fa piacere. E allora Elia, l'ultimo saluto che facciamo invece per un bomber che è piccolino invece, che è tuo figlio. Ti ringrazio tanto. Allora ci spostiamo in prima categoria, girone H, mentre chiedo al nostro Stefano Papini alias Papel di farci vedere i risultati. Io ho qualche domanda anche per Andrea, qui arrivano tantissimi messaggi, ci chiedono un commento sul direttore, sulla grande persona qual è Ricci Putti, cosa puoi dire su di lui? Ciputti penso che sia l'elemento fondamentale di questa squadra, è direttore sportivo, è vice allenatore, mi dà una mano. D'estate costruite se la squadra, lui chiede che cosa può servire, subito si mette in cerca. Noi non avendo possibilità economiche, la nostra squadra non prende un euro di rimborso spese nessuno. E con niente riusciamo a fare molto, è molto bravo, senza di lui faremo molta fatica, dico la verità. Qui mister, la faccio sorridere, domanda per mister Cantoni, mister, se la sente di promettere i playoff ai tifosi del bar Dolci Tentazioni. Ci proviamo, io sono ambizioso, siamo lì, perché non farlo, ci proviamo, siamo lì da tanto tempo. Si chiede da casa se è contento anche dei nuovi innesti di questa stagione? Molto, molto. Ci hanno aiutato molto a fare un salto di qualità a confronto all'anno scorso per, appunto, come dicevo prima, migliorare il sesto posto, e in questo momento ci stiamo riuscendo. Al di là sul campo, ma anche fuori, cercavamo veramente ragazzi a posto che facessero gruppo e sono stati determinanti fino adesso. Poi dopo qualcuno qui, non facciamo nomi che non mi sembra corretto, dice cosa ne pensa delle ingenuità raccolte nelle ultime gare da parte di alcuni giocatori della sua squadra? Penso che fa parte del gioco, non dovremmo farlo, però diciamo che siamo stati quasi perfetti fino a 3-4 partite fa, e nelle ultime partite qualcosa abbiamo lasciato in giro, però essere perfetti è impossibile, quindi prendiamo su quello che ci dà il campo, l'impegno c'è sempre stato da parte di tutti, errori se ne commettono, a volte va bene, a volte va male, io non sono preoccupato perché la squadra
mi dà grosse soddisfazioni. È una bella squadra, devo ammettere, una bella squadra la tua, Andrea. Qui c'è Daniele che ti istiga un po', chiede, può chiedere a mister Cantoni per quanto tempo il Granata dovrà giocare con la maglia giallo-rossa della Villa che stona un po' e non va molto a genio? Quando arrivano squadre che hanno i colori come i tuoi ti tocca cambiarla e per il momento c'è questa maglia qui e la indossiamo. Rosso poi, tra l'altro, per me è anche un bel colore. È il mio colore preferito, sono d'accordo con te. Allora, adesso facciamo un piccolo passo indietro, andiamo a vedere quello che è successo ieri tra Nuova Fritta e Gia Marina, poi torniamo in studio e ne parliamo con i nostri ospiti. In servizio. Ligia Marina viene fermata da Nuova Fritta, ma rimane in vetta, complice il pari di Petracuta sul campo del Colonnella. A Secchiano finisce 0-0, un punto guadagnato dagli ospiti che hanno giocato 1:10 per l'espulsione di Casadei. Parte bene Ligia Marina, in casacca blu, a quarto bella vista, anticipa Rinaldi, oggi monumentale, con una maschera a coprire il proprio volto dopo l'infortunio accorso nella gara con la Polisportiva Romagna. Ronci conferma ancora una volta il suo momento positivo, murando in uscita il tentativo di destro del folletto biancorosso. Sugli sviluppi del corner, Urbinati sbaglia un rigore in movimento, calciando a lato e in assoterra del possibile 0-1. Il Nuova Fritta si ricompatta, pur lasciando il pallino del gioco all'avversario. Stefanelli dalla distanza alza la mira, mentre successivamente Belletti, al 21esimo sostituto di Rossi, rischia la frittata, rinviando di piede addosso allo stesso Stefanelli. La sfera si impenna e l'estremo difensore smanaccia in corner. Dall'angolo nasce il cross per il colpo di testa di Federico Baldinini, conclusione debole bloccata da Belletti. Al 30esimo dall'altra parte, magia di Maioli che inventa un tiro cross dall'interno dell'area con la sfera che colpisce la traversa con Ronci fuori causa. 3 minuti dopo, il Gia Marina in 10 per l'espulsione di Casadei, reo di un'entrata a piedi uniti sul centrocampista in maglia numero 8, Paolo Gori. Nonostante l'inferiorità numerica, a fine tempo sono ancora gli ospiti pericolosi. Bellavista tiene palla, entra in area e serve Loi che calcia a lato. Il campione non cambia nella ripresa, con l'Igea Marina a fare la gara. Al 56esimo Bellavista, lanciato a rete, calcia malamente. 2 minuti dopo Pirini sfiora l'incrocio dei pali dalla distanza. Al 60esimo Ronci salva su un tentativo in mischia, sul tapine Ceccaroni evita il gol respingendo poco prima della linea di porta. I tifosi continuano dalla tribuna ad incoraggiare la propria squadra. Il Nuova Fritta con il passare dei minuti prende però le misure agli avversari e in difesa si giova dell'eccellente prestazione di Gabriele Raffaelli, migliore in campo con Bellavista. Al 92esimo il portiere dell'Igea, sostituto per l'appunto di Rossi, evita il suo e la beffa respingendo di pugno il colpo di testa di Cupi. Il Nuova Fritta assapora solamente la quarta vittoria su 4 gare giocate in casa nel 2017, ma il punto conquistato a spese della capolista accerta l'eccellente momento di forma del gialloblu. A fine gara sentiamo al microfono di Renzo Baldisseri le dichiarazioni dei due allenatori. Non posso recriminare niente ai ragazzi, hanno dato penso tutto, l'ultima occasione ne è stata la prova, la voglio vincere c'era. Diciamo che sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, sia sul piano del fisico, un po' meno sul piano del gioco, siamo stati bravi nei 10 minuti dopo la ripresa, li abbiamo attaccati alti, siamo riusciti a tenerli lì, poi gli altri hanno preso campo e hanno riequilibrato un po' la partita. Sapevamo che avevamo un po' importante, poi oggi ancora di più visto che noi avevamo una assenza importante, però nonostante che abbiamo giocato in 10, secondo me noi abbiamo avuto 4-5 palle gol rispetto a loro che hanno avuto una all'ultimo secondo. Paradossalmente possiamo iniziare la partita perché se Belletti non la para, perdiamo 1-0. Secondo me abbiamo perso un minuto della partita. Ecco qui, intanto arrivano dei messaggi dove dicono: volevo chiedere il motivo per il quale Nuova Fritta gioca spesso a Secchiano e non sul proprio campo a Nuova Fritta. Semplicemente per preservare il campo che è stato curato dopo circa 20 anni, proprio quest'estate purtroppo c'è un fungo che non ha permesso appunto al presidente che aveva investito proprio sul terreno di gioco di poterlo restaurare, mettiamola così, quindi in questo periodo conviene giocare in quel di Secchiano. Volevo tornare un attimo a mister Andrea Cantoni perché questo è un messaggio che arriva nella parte alta dell'Emilia Romagna. Sono un appassionato di calcio dilettantistico, penso che il bel gioco espresso da Granata sia merito soprattutto del metronomo Aluisi, un ambidestro simile solitamente lo si vede in queste categorie. Cosa ne pensa mister Cantoni? Aluisi è particolare, è partito che era destro, adesso è diventato anche mancino, quindi non si capisce l'involuzione che ha avuto. Però no, è un ragazzo bravissimo, sostiene il gruppo, è ricercato dai ragazzi, quindi. Ma come lui tanti, perché è un gruppo meraviglioso. Io ho un gruppo di ragazzi, sono loro che danno energia a me e quindi io vado volentieri al campo, posso dare quei due consigli che posso dargli, ma loro sono veramente bravi, tutti quanti.
Adesso con il mister andiamo a vedere il prossimo turno di prima categoria, girone H. Siamo in chiusura, ci sono diverse sfide importanti, su tutte anche il derby della Valmaricchia tra Nova Feltria, tra Sant'Ermete e Nova Feltria. Assolutamente sì. Mister, prossima sfida che la vedrà impegnata sul campo dell'Igea Marina, questa è una sfida tosta. Molto, molto. Sappiamo che probabilmente sono i più forti del campionato insieme al Pietracutta, non abbiamo niente da perdere perché perdere l'Igea Marina ci sta, ma andiamo per vincere, come andiamo su tutti i campi, ce la giochiamo, le partite partono tutte da 0-0, proveremo a dare il massimo come facciamo sempre, poi vediamo se basterà oppure no. Queste poi sono le sfide che diciamo entusiasmano di più durante la settimana, certo, i propri giocatori, no? Certo. E vabbè, siamo in diritto d'arrivo, grazie Veronica. Grazie a te Daniele, come sempre appuntamento lunedì 19.55 con Calcio di Rigore. Grazie, iniziamo dal nostro Giacomo Alpini che ti ritroveremo nella seconda parte con Sport Up, tutto su Libri di Calcio, grazie Giacomo. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie al mister del Granata Andrea Cantoni. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie al portiere del Castrocaro Riccardo Ruffilli. Grazie a voi e buonasera. E infine salutiamo Elia Fabri, centrocampista e gabbice che dà la calcio. Grazie e buona serata a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, rimanete con noi.